Benvenuti su Ultimissima. Fabrizio Corona e Giacomo Urtis hanno dato una svolta inaspettata alla loro relazione. Secondo indiscrezioni, sono diventati fidanzati e stanno persino pensando al matrimonio. Vi sveleremo nel corso del video tutti i dettagli di questa storia. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Nel retroscena delle vite di Belén Rodríguez e Stefano De Martino, della separazione tra Damiano e Giorgia Soleri e delle vicende in corso riguardanti i documenti riservati di Matteo Messina Denaro e le controversie legate al Grande Fratello, Fabrizio Corona non è soltanto diventato un rivelatore di scoop, ma è diventato un protagonista centrale di essi. Una notizia fresca giunta da Porto Cervo ha confermato che l'ex celebre paparazzo ha proposto il matrimonio a Giacomo Urtis. La prima segnalazione è emersa dalle pagine di Dagospia, che ha rivelato le prime parole di Urtis a seguito della proposta che ha portato a programmare le nozze, sorprendentemente, per l'anno prossimo. Fabrizio Corona ha fatto ufficialmente richiesta di matrimonio a Giacomo Urtis. Di recente, queste due figure avevano già catturato l'attenzione su Instagram, condividendo gite in moto e messaggi provocatori. Tuttavia, l'amicizia tra l'imprenditore di 49 anni e il chirurgo di 45 anni potrebbe evolversi in qualcosa di più profondo. In passato, Fabrizio Corona aveva accennato a questa possibilità. Non è successo nulla di serio. Un'anteprima? In passato ho condiviso assaggi con chiunque. Sono molto aperto a situazioni trasgressive di quella natura. Tuttavia, l'annuncio di un matrimonio con Giacomo, noto anche come Jenny quando si veste da donna, rappresenta un autentico colpo di scena. Urtis avrebbe condiviso: mi ha fatto la proposta oggi. E ha aggiunto un commento personale: sono innamorato. Spero che non lo faccia per ragioni commerciali. Questa notizia inaspettata ma felice introduce una nuova dimensione nella vita di Urtis, specialmente dopo l'incidente complesso che ha affrontato quest'estate, attirando l'attenzione. Aveva denunciato una lite con una donna durante una serata in una discoteca in Costa Smeralda, durante la quale la donna aveva afferrato i suoi capelli, scatenando una rissa. Si parla molto di solidarietà femminile, ma eccomi qui, uno che evita le liti e si ritrova coinvolto in situazioni dove, a causa dei miei capelli lunghi, finisco per litigare con le ragazze riguardo a questioni legate ai ragazzi. Veramente situazioni incredibili. Qual è la tua opinione su questa storia? Ritieni che questo segni una felice conclusione per entrambi o che sia un mero stratagemma mediatico? Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.